Buongiorno Renzo. Buongiorno, buongiorno. Siamo sempre a Rovigo, nel bar del supermercato Alì, ed è sempre protagonista il regista, nonché ideatore dello sprizzetto, che è il professor Maggi. Grazie, dopo questa pettinata ti ringrazio. Pettinata potrebbe essere con me. No, ma potrebbe avere due sensi. È la pettinata positiva, ma che negativa. Hai guardato una pettinata. Poi il pianeta poi. Da noi in basso si dice pettina. Pettina. È perché il dialetto basso polesano opera una enorme sintesi. Per esempio, Porto Tolle, quelli basso polesano dicono Portole, cioè proprio dove sei tornato? Scardovari, no, a Scavari. È vero, è vero. A Polesne, Polesne Camerini. C'è questa contrazione, perché abbiamo il tempo sfugge. Il tempo sfugge e non ce lo facciamo sfuggire. Tempo sfugge, dicevano. Siamo qua in supermercato, ma bella fanno spesa, io ci vado intanto con la moglie. Sì. È fatica, eh? Bravo. Sì, poi io sono il portacarrello e nell'imbustato. Anch'io. Perché poi dopo, quando si va a pagare, mi mandano davanti e carrego, io dopo sono quello che imbusta. Quello è ancora più faticoso. No, anche perché poi le commesse di tutti i supermercati hanno una velocità che mi stupiscono, ma non danno il tempo a noi umani di riempire con un Tetris. Sì. È perché c'è la fila. Sì. Dietro di lei c'è la fila dei suoi. Ma c'è una velocità, quindi. Guarda, complimenti proprio del commesso, del cassiere. Mi associo al professor Maggi. Però caspita, fare la spesa, muoversi, andare in qualsiasi posto, benzina 2 euro, l'inflazione qua comincia a diventare. Comincia, e che ha toccato qualche punta di ritorno, cioè si era 10%, adesso. Ma secondo me è più del 10%. Sì, era più del 10%, anche perché aveva. Non so come la... C'è un dato statistico. Sì, solo cosa? Sul famoso paniere, se ci mette il paniere. Una cosa che nessuno compra, fai presto ad abbassare la dichiarazione. È fattibile. Cioè, è un brutto periodo. A 2 euro la benzina vuol dire che quando ti muovi, anche per fare un piccolo spostamento di 30 km, proprio 10 euro. Ciò che ha ammazzato diciamo pure la verità, ha ammazzato il buon vivere, l'equilibrio che si era creato dopo la pandemia, dopo il periodo pandemico, è stato l'aggravio dell'energia. Ci ha ammazzato. Però, mettendo in difficoltà anche, se non solo noi, tutta l'Europa, ma mettendo in difficoltà anche aziende che avrebbero potuto, invece di creare occupazione per 5, avrebbero creato occupazione per 15. Ed è un peccato, perché, come ha visto dal telegiornale di qualche giorno fa, non ci sono mai stati tanti occupati in Italia come adesso. E se hanno pochi disoccupati, vuol dire che le aziende hanno ripreso a correre e c'è mercato, quindi nuovi posti di lavoro. Sì, allora sicuramente è un dato statistico importante, però per contro gli stipendi sono sempre più bassi. Faccio un esempio: che a Rosolino Mare quest'anno mancavano i rumeni e i polacchi che venivano a lavorare. Sì. Perché guadagnano di più star là. Posso dirti, vuol dire che vi è una classe di DJ nel mondo dell'imprenditoria, una parte, che specula sul stipendio dei lavoratori. E poi ovviamente lo può speculare dall'altra parte. No, perché trova più facile, proprio è un'area di consenso. Cioè, il fatto che gli stipendi non crescono non può essere colpa del lavoratore. No, ma è solo della colpa del lavoratore. No, in più alcuni giorni fa c'è stata la relazione fatta dal Ministero delle Attività Produttive e delle Finanze, ha rilevato l'aspetto speculativo di molte imprese che hanno alzato i prezzi solo per meri fini di guadagno, non perché la congiuntura li costringesse ad alzare i prezzi. Guarda, questa relazione che ho visto che hanno contratto questa possibilità di evidenziare questa cosa, però sarebbe interessante poter leggere l'intero rapporto, perché lo Stato, diciamo in questo caso le articolazioni governative,
hanno fatto la ricerca e hanno visto che ci sono degli aumenti di prezzo, soprattutto nel settore alimentare, ingiustificati. E non vero questo menino? No. No? Ma anche per esempio, dopo un altro panorama. Siamo ancora no, ma quando diventerà eccessiva, credo che il governo potrà trovare degli elementi, perché non si può, non si può creare. Poi sa, gli imprenditori, lei lo sa benissimo, gli imprenditori in alcuni settori si crea la situazione che viene chiamata dumping, e cioè alcuni operatori si mettono d'accordo e fanno cartello e mettono tutti lo stesso prezzo, per cui non c'è più la competizione. E quindi, non essendoci competizione, uno o va lì. Ma c'è un paradosso però in tutto questo sistema. Stiamo parlando appunto di inflazione, poi il palpite delle cose. Lo Stato ha cercato di tamponare, per esempio, quel famoso paniere del 10%. Sì, il governo ha fatto queste iniziative. Le ultime notizie sono che questo paniere è un flop, la gente non acquista questi prodotti qua. Per contro, tu vai in qualsiasi paese vivo, ma anche in periferia, vedi un benessere diffuso, che può essere anche la visione di alto, di grosse cilindrate impegnative, eccetera, che non giustificano la difficoltà che c'è in generale. Questa è un'osservazione intelligente. Mi permetta, sì, perché ci sono alcune categorie degli italiani che guadagnano bene. Guadagnano. E continuano a guadagnare. E continuano, chi guadagna bene guadagna sempre di più. Altri invece che tirano la cinghia. Il governo dovrebbe porre maggiore attenzione verso questa categoria del loro. Poi c'è un ulteriore effetto che mi permetto di segnalare, che è questo: un sistema di vita per cui, pur di mantenere psicologicamente, questo riguarda i piccoli centri, non riguarda la città, le grandi città, riguarda i piccoli centri, di far debiti pur di mantenere quel livello. Cioè, si mantiene, bisogna apparire esteticamente, ma si fa debito, guarda, anche macchinò che si ha comprato. Sì, ma sì. Però è un sistema che però è un sistema, certo, perché a debito, su questo gli istituti di credito potrebbero essere di aiuto per sono abbastanza manchi queste cose, anche troppo potenti, anche per spiegare, insomma. Però potrebbero aiutare la comunità a migliorare, perché la comunità polesana, che conosce delle punte, come ragionavamo prima, di eccellenza che si stanno sviluppando, ha bisogno del rapporto corale di tutti, e non pensare che sia sempre la politica per risolvere i problemi. Se non ci sono, per esempio, come è andata quest'estate? Lei è andato al mare? Sì, allora, ogni anno ci sono delle categorie che a prescindere piangono. Ah, certo. Questa è una grande verità. Che a prescindere piangono. Il settore marittimo più o meno rientra in queste categorie. Le famose categorie che hanno sempre la mano tesa. Bravo. E poi allungano anche. Però è stata un'estate straordinaria. Probabilmente sì. Se avessero anche continuato. Mi dispiace, non ho capito perché gli stabilimenti di Rosolino a Mare, che sono quelli di nostro riferimento, al 10 di settembre ha chiuso, che potevano tenere aperto. Facendo un grave errore, perché, sì. Perché adesso siamo in ottobre, la stagione si è prolungata fino al 30 settembre. Domenica scorsa c'era più gente che a luglio, però c'era tutti gli stabilimenti chiusi, c'era uno solo aperto con gli ombrelloni, eccetera. E questo non l'ho capito, però penso che sia stata una bella stagione. Bene, professor Mario. E dopo bisognerebbe, e vi parleremo un'altra volta, che le nostre spiagge copiassero delle spiagge importanti, Jesolo o Rimini, per fare la stagione un po' più lunga. Se perlomeno andare da ottobre, cioè o meglio, da aprile fino a ottobre. Ed è quello che ha portato gli imprenditori alberghieri di Jesolo a lottare molto per prolungare la stagione turistica. Ma lì hanno fatto cartello, tutti insieme. Cosa che noi non riusciamo a fare. Perché Rosolina è un po' piccola. No, bisogna... il cartello lo si fa... Non è solo Rosolina. Proprio
un male endemico del nostro territorio, non riuscire a far cadere. Purtroppo questo... Non lo stiamo facendo con il Parco del Delta, non lo stiamo facendo con le spiagge, non lo stiamo facendo per altre cose, con l'agricoltura. Potremmo approfondire questa... Quali sono... Ah, un prossimo sprezzetto potrebbe essere... Quali sono le caratteristiche positive dei polesani e i mali endemici? E se non che lo facciamo la prossima volta, perché gli dobbiamo un incontro con Segato, che è bravissimo, l'imprenditore di Rosolina, che ha degli alberghi e sta investendo molto anche nelle spiagge, e quindi capiamo da lui. Bravissimo. L'ultima volta parlavamo assieme e veramente è anche una mente finanziaria. Esatto, abbastanza illuminato. Professor Maggi, grazie a voi. Ci vediamo i prossimi giorni. Questo spettacolo è orribile. Paventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.